Autunno caldo per l'occupazione. La tanto auspicata ripresa dell'attività produttiva ha invece confermato tutte le preoccupazioni manifestate alla fine di luglio. Fatturati in calo, dati sull'occupazione poco confortanti, una ripresa economica che stenta a decollare. Abbiamo timori che in questo scorcio d'autunno, nei primi mesi del 2010, nonostante i segnali di ripresa economica internazionale, la situazione sull'occupazione potrà ancora peggiorare. Gli ammortizzatori sociali hanno svolto il loro ruolo, ma ora servono anche altri interventi. Nel momento in cui si parla di leggera ripresa, e ripeto, io sarei molto cauto a parlare di leggera ripresa, ma nel momento in cui si parla di leggera ripresa, le Marche stanno accusando il momento peggiore della crisi. È un segnale, bisognerebbe leggerci dentro. La percezione che noi abbiamo è una percezione che ci porta a essere positivi e non ottimisti. Qualche segnale di ripresa di produzione c'è effettivamente. Oggi ci sentiamo di dire che siamo dalla recessione siamo passati alla crisi, ma nella crisi ci siamo ancora. I dati parlano chiaro. A settembre 2009, nelle Marche, la cassa integrazione ha fatto registrare un preoccupante balzo in avanti se rapportata con lo stesso mese dello scorso anno, più 459%. Stesso discorso se raffrontiamo il periodo gennaio-settembre di quest'anno rispetto a quello del 2008. L'aumento della cassa integrazione è stato in questo caso del 242%. Gli imprenditori in questo periodo hanno ricercato la massima efficienza possibile, quindi tagliando i costi superflui e rivedendo i modelli organizzativi, perché tutto è stato rimesso in discussione. Sta di fatto che l'incertezza di questa situazione non permette previsioni a lungo termine. Cosa fare allora per ridare nuovo slancio a produzione e consumi? Bisogna investire moltissimo sul Made in Italy, sull'eccellenza, è il momento di fare qualità, di innovare i nostri prodotti, di produrre non ciò che sappiamo produrre ma ciò che il mercato chiede, questo è marketing puro. Ma attenzione, per fare questo servono investimenti e il sistema bancario deve aiutarci. In questo momento siamo veramente penalizzati da tutto il sistema bancario che è completamente ingessato. Secondo noi è importante attuare ancora delle misure, soprattutto a tutela delle persone con contratti a tempo determinato che perdono il lavoro senza ammortizzatori sociali o contratti a progetto. Poi servirebbe un calo delle tasse sul lavoro dipendente e sui pensionati per far ripartire i consumi e degli interventi di sostegno al sistema produttivo, sia sul fronte dell'innovazione, sia sul fronte della commercializzazione.